Prova audio, 1, 2, prova audio, mi sentite? Pasquale mi dice che non mi sente, buon pomeriggio a tutti. Adesso l'audio c'è? Perfetto, buongiorno a tutti. Benissimo, allora eliminiamo il disclaimer, diamo subito un argomento, iniziano a prendere direzionalità i mercati. Abbiamo aperto delle operazioni, ricordate, questa è l'operazione del petrolio, probabilmente siamo fortunati. Oggi andiamo a target su questa operazione. Gold per il momento, guardate, ha trovato un punto d'arrivo in concomitanza proprio del 61,8 di Fibonacci del movimento del. Scusate, questo è un grafico in H1, vediamo in H4, ecco, il movimento, ricordate, è partito dal doppio minimo in area 1180 di fine anno 2013, ieri ha trovato come punto d'arrivo 1260 punti, 1261,50 per esattezza. Per il momento adesso batte i minimi, è di nuovo tornato in area minimi e rimbalza, per il momento rimane lì. Un punto d'arrivo è stato trovato, quello che ci ha fatto indurre ad aprire ulteriori posizionamenti ribassisti sul mercato dell'equity oggi in mattinata è stato il doppio massimo fatto dal Dow Jones, adesso ve lo mostrerò graficamente, è l'inizio di una potenziale divergenza su time frame orari sull'Eurostoxx 50, DAX e Standard & Poor's. Dow Jones, scusate. Ok, perfetto, quindi tutti mi sentite, posso continuare. Perfetto. Ciao Vincenzo, buon pomeriggio anche a te, Andrea, Fabio, Nicoletta e tutti gli altri, oggi siete moltissimi ragazzi. Dollaro yen, guardate, ecco, partiamo innanzitutto da quello. Dollaro yen, resistenza, diciamo che è stata testata in maniera precisa, un po' sporca, qualche tick sopra, ricordate, quindi area 102,20 non è stata breccata al rialzo e da lì ovviamente il prezzo è venuto giù, sente la resistenza e storna. Analizzandolo con Fibonacci, vedete analizzando quest'ultima salita, quest'ultimo rimbalzo dal doppio minimo in area 100,80-100,78, ha raggiunto il 38,2 di Fibonacci e adesso per il momento ha sentito il livello 101,65. L'impostazione per il momento è moderatamente ribassista. Mi attendo un ulteriore allungo della pressione ribassista sul rapporto di cambio dollaro yen fino almeno ad area 101,40-101,35. Questo perché? Perché mi attendo un posizionamento, vedete il Bund come spinge al rialzo, ha rotto il doppio massimo, stamattina ha fatto un perfetto doppio massimo in area 146,75. Adesso pare voglia andare al test della parte alta del nuovo canale rialzista in area 147 livello tondo. Euro-dollaro, siamo stati stoppati, il posizionamento era errato, questo comunque è ciò che non torna, tra virgolette, è stata la divergenza rialzista, retest del supporto daily, vedete in daily è stata molto molto chiara la discesa, questa resistenza per il momento è stata breccata al ribasso, è stata breccata al rialzo e poi adesso vedete è stata ritestata, ma quello che sembra molto chiaro è che l'analisi tecnica, vedete, dopo una prima rottura al ribasso del supporto daily, c'è stato un perfetto, direi, pullback in area 1,36,80. Complici anche le parole di Draghi, complici le elezioni parlamentari europee, tedesche, italiane, spagnole, molto positive, pro-euro, si torna a scendere confident nel fatto che a breve Draghi attuerà una manovra espansiva di medio-lungo termine. Analizzando i grafici, per il momento il movimento è comunque ribassista, tracciando un Fibonacci dall'area minimo del 27, quindi un annuale, il 38,2 di Fibonacci passa proprio in area 35,15-35,20. Quindi l'attesa per un posizionamento di medio-lungo termine sul cambio è il punto d'arrivo cruciale per questo movimento, per il momento un primo almeno punto d'arrivo, qualora ovviamente Draghi e la BCE intervenisse con una politica espansiva, l'attesa è di un allungo di un'altra figura al ribasso perlomeno, quindi parlo almeno di area 1,35, 1,35,15.
Detto ciò, dollaro-yen è stato, diciamo, il test della resistenza in area 102, 102,5, 102,10 è stato quello che ci ha poi dato come campanello d'allarme, e vedendo che non è riuscita poi con la candela 4 ore successiva in nottata a superare, a breccare questo livello cruciale, da lì poi ovviamente guardate sta venendo giù. Stessa cosa sta succedendo sul WTI, oggi si muove in maniera correlata con gli indici americani. È quello che sta accadendo anche sul dollaro, sul Dow Jones. Dovrei avere il grafico in sovraimpressione, guardate, allunga, ribasso, divergenza pronunciata, ribassista. Abbiamo in sostanza venduto con un super trend come moltiplicatore 27 il doppio massimo in area 16.693, 16.690. Per il momento l'operazione va molto bene, confermato il break anche di questa prima proiezione dinamica. Questa prima proiezione dinamica, e da lì vedete, dopo la prima ora chiusa al ribasso, anche la zero line è stata testata e breccata al ribasso, e adesso il posizionamento procede al ribasso. Target operativo in area 16.550-16.540 per questa operazione, questo box speculativo aperto in giornata. Intanto il DAX, anche questa aperta con una meccanizzazione, con un CCI sul grafico H1, ingrandisco, zoomo e vi do i valori di input. In sostanza qui stiamo lavorando il livello dello zero, applicato sulla chiusura, e ovviamente appena è stata breccata dal typical del CCI, la zero line, il DAX è entrato in posizione. Adesso siamo proprio al test della trend line dinamica. Ovvio dirvi che qualora questo supporto venisse breccato, l'allungo è almeno fino a 9.800 punti, che misurato con il solito ritracciamento, il classico ritracciamento di Fibonacci, combacerebbe con il 38,2. Vedete, 9.815. Sì, scusate. 9.830, 9.820. Quello potrebbe essere un primo target operativo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono Pietro. Di ritorno dalle fatiche riminesi, vi ho lasciato da soli per un po' di tempo, però con l'ottimo Anton Giulio, quindi meglio con lui che con me. Condivisibile tutta l'analisi, leggermente sovraccarichi sull'azionario, quindi occhio, chiuderemo sicuramente qualcosa in tempi brevi. Giusto dire l'analisi sul DAX, fra le altre cose, il livello di Fibonacci, vedete, coincide anche più o meno con questo massimo molto ma molto veloce. Proviamo a mettere un target qui sotto, un po' prima. Vediamo un po', però ripeto, è un work in progress. D'altra parte siamo sia sul Dow Jones che sul DAX, è una palese sovraesposizione, mentre sul DAX possiamo parlare di una figura un po' più profonda, comunque un posizionamento tattico su uno dei nostri quattro titoli preferiti. Sicuramente sul Dow Jones, stante anche un leverage non adeguato, perché a fronte di quello che stiamo vedendo sul grafico, tutto sommato, come vedete, i ritorni non sono assolutamente particolarmente consistenti. Questo vuol dire che ancora una volta bisogna studiare bene i pesi dei singoli strumenti finanziari. Mercati, come avete visto negli ultimi giorni, fantastici, sorpresissimo dal fatto che il DAX non abbia fatto i 10.000 punti, avrebbe dato alla Merkel la possibilità di andare in giro per l'Europa a dire voi chi siete, quindi non escludo che lo possa fare da qui ad X. Nel frattempo, fedeli al metodo, abbiamo la divergenza ribassista, stiamo usando il CCI come potenziale breakout, anche perché eventualmente lo stop sarebbe abbastanza stretto, però ripeto, siamo sul pezzo e non vogliamo assolutamente farci sorprendere. Se dovessimo avere la fortuna di ottenere invece un breakout di questo livello, come Anton Giulio vi ha evidenziato, i target di rapida successione sono abbastanza evidenti a livello grafico. Anton Giulio, volevi sottolineare qualcosa? No, tutto corretto. Volevo ritornare un attimo sul WTI, che vedo in netto guadagno la posizione. WTI, guardate, è di nuovo al test dell'area del nostro target operativo, siamo lì vicino. Come potete notare, qui abbiamo utilizzato un super trend molto lento, devo dire, sulla resistenza, che ci fa da soffitto in buona sostanza, però poi vede, abbiamo solo visualizzato due super trend un po' più rapidi, il 3 e il 5.0, questi altri super trend che vedete, giusto per capire se è opportuno portare a casa questo guadagno oppure ipotizzare addirittura, come sembrerebbe da questa figura, che il petrolio, stante questo è un grafico H4 a differenza degli altri, quindi un po' più corposo anche come potenziali proiezioni, stante una evidente divergenza ribassista, ipotizzare
ipotizzare di andare a cercare un target superiore al livello che abbiamo predisposto. Il livello peraltro è stato sfiorato davvero pochi secondi fa, quindi dal punto di vista pratico è evidente che siamo già in una zona in cui probabilmente si può prendere una decisione. Resta da valutare se andiamo ad accontentarci del touch di questo supporto dinamico o se viceversa cerchiamo la grande figura verso il basso. L'errore da non commettere in questi giorni, che non sono stati particolarmente efficaci, per usare un eufemismo, e cercare adesso il recupero veloce a tutti i costi, sarebbe l'errore dell'errore. E quindi dal punto di vista pratico, attenzione, valutiamo con grande attenzione la situazione. Il target per il momento lo lasciamo lì, però ripeto, ci sarebbe da domandarsi sul fatto se questa figura possa essere o meno più profonda. Tra le altre cose vi ricordo una caratteristica del commodity channel index, no? Ossia quando entra nelle aree di ipercomprato o di ipervenduto, non lo fa certamente per movimenti casuali, bensì solitamente per una permanenza, caratterizzata poi da lunghe e prolungate fasi di accumulo e di distribuzione, ma l'ingresso nell'area di ipercomprato o di ipervenduto è comunque una dimostrazione, in questo caso di profonda potenzialità di indebolimento, piuttosto che un qualcosa da cui sfuggire alla velocità del suono. Quindi l'operazione ci sembra che sia stata ben intercettata, probabilmente meriterebbe, considerato anche il fatto che lo stop rimane tutto sommato molto vicino ai prezzi d'ingresso, diciamo che meriterebbe di poter respirare un po' di più. Il supporto è altrettanto evidente, valutiamo nei prossimi minuti, nel frattempo, perdonatemi, spostiamo il target, lo mettiamo più in basso, perché valutare e poi farsi beccare sul target non avrebbe molto senso. Proviamo a spostare il target sul 50 di Fibonacci, nulla esclude che nei prossimi minuti, in base alle eventuali mutazioni dello scenario complessivo, si decida di ritornare sui nostri passi. La sensazione è quella di essere in presenza, come sempre, di uno strumento molto direzionale. Non sarebbe la prima volta, come vedete, che questo strumento fa profonde fasi di accumulo e profonde fasi di distribuzione. Andare ad accontentarsi di questo micro box forse potrebbe essere errato, barra sbagliato, anche perché quando si esce da uno strumento poi bisogna entrare in qualcos'altro e non sempre le opportunità sono dietro l'angolo. Vediamo un po' come si evolve la situazione. Interessante dare anche un'occhiata al dollaro yen, che si continua a caratterizzare per farsi breakout. Ne abbiamo osservato uno anche qualche ora fa, ieri, quando il mercato oramai era dato per spacciato sul dollaro yen, poi abbiamo visto questo repentino recupero addirittura di area 102. Adesso il dollaro yen è in leggera correzione, niente di particolare, niente di sorprendente, però sta di fatto che è stato un falso breakout rialzista, e solitamente i falsi breakout sviluppano una direzionalità esattamente opposta, no? Un falso breakout tecnicamente è quello che porta le persone a posizionarsi da un lato nuovo del mercato, salvo poi, come in questo caso, fa scattare stop e reverse per chi si era posizionato long e invece ritorna a percorrere il lato corto cosiddetto del mercato. Quindi operativamente parlando mi sembra un falso breakout, lo evidenziamo, lo teniamo ben presente e magari nelle prossime ore andremo a verificare questo, se il concetto di falsa perforazione, quindi attesa di una reazione nel senso inverso, può essere anche applicato alla figura che stiamo osservando in questo momento. Antonio Giulio, hai qualcosa da aggiungere al riguardo? No, avevamo commentato, io avevo misurato l'ultima ampiezza del movimento del rimbalzo dal doppio minimo in area 100.80, praticamente si è fermato sul 38,2 del movimento. Quindi teniamo sotto controllo questo falso breakout, ripeto, immaginando che possa ritornare a spingere il mercato poi in una fase successiva palesemente verso il basso. Peraltro questo tipo di potenziale debolezza del dollaro yen, stante le note correlazioni, potrebbe riverberarsi in un abbattimento del DAX, che come sempre ci fa sempre soffrire un po' in apertura. Diamo un'occhiata anche al Dow Jones, ci ritorniamo, scusatemi, ho anche il piacere di rivedere questa analisi. Anche qui vedete c'è stata una prima gamba ribassista, adesso sta leggermente rientrando, tra le altre cose qui c'è un supporto statico abbastanza di breve, però ci sta, sono gli ultimi minimi crescenti di ieri e di oggi, tutto sommato è evidente quanto l'eventuale breakout di questo livello di supporto possa poi provocare quella slavina che attendiamo per andare a beccare questi 200-300 punti al ribasso, che secondo me sono in pancia un po' a tutti gli indici, non semplicemente al Dow Jones, come adesso stiamo vedendo, o al DAX o a cos'altro. Ritorniamo velocemente anche sul DAX, vedete stiamo ballando sulla trend line. Noi stiamo lavorando sulla zero line attraversata del CCI,
anche perché, come potete vedere dai grafici del passato, quando i segnali sono sbagliati vengono stoppati, guardate quanti falsi breakout, vengono stoppati abbastanza rapidamente, quindi questo ci mette al riparo da eventuali potenziali stop loss troppo aggressivi, che in questo momento non mi sembra il caso neanche di ipotizzare. Un'occhiata anche all'euro dollaro, lo guardiamo in H4, eccolo qui, vedete, ieri ne parlavamo stamattina con Anton Giulio, il posizionamento era tutto sommato corretto perché avevamo ipotizzato appunto una divergenza long che ci stava anche, ha impattato contro la vecchia trend line di supporto, quindi sostanzialmente è diventata resistenza. Questo è un classico pullback ribassista, come potete facilmente vedere anche voi. Quindi al momento attuale siamo flat, il mercato a quanto pare premia un intervento di Draghi senza per il momento instillare di grande pressione, andrà verificato da qui agli 8 giorni che mancano alla riunione di Draghi se il mercato poi cercherà di garantirsi il buon lavoro del nostro governatore centrale instillando un po' di pressione magari con un innalzamento inatteso dell'euro dollaro. Per il momento però mi sembra che sia tutto abbastanza in trading range e non ci siano da fare valutazioni particolari. Tra le altre cose guardavo il grafico weekly, ricordiamo che ciò che non si vede nel breve molte volte lo si vede nel lungo termine ed è particolarmente palese che qualora il dollaro dovesse correggere, eccolo qui, questo è il prossimo supporto dinamico, quello un po' di lungo termine, e a spanne arriva in area 1,3450, quindi lo spazio per un'eventuale ulteriore discesa ci sta tutto, rifacendoci chiaramente a quel supporto dinamico di lungo. Quello che possiamo dire nel breve è che sicuramente questo è stato un pullback ribassista. La vecchia trend line di supporto a questo punto lascia il tempo che trova, lavoriamo per canali, in questo caso molto inclinati al ribasso, vediamo un po' che cosa succede nelle prossime ore, stante il fatto che, come vedete, l'euro dollaro dopo 1,40 ha preso davvero una scossa poderosa. Un'occhiata anche al petrolio, di nuovo, vedete, siamo sempre in area di target, non dobbiamo avere la fretta di aprire o chiudere operazioni perché adesso c'è trading time e sono le 3:30. Questa è un'operazione che tecnicamente è nata con un rapporto rischio-rendimento ideale e come tale va sfruttata. È vero che siamo già 2 volte 3 il target stop ipotizzato, quindi abbiamo il cosiddetto box stop target assolutamente ben equilibrato, perché quando abbiamo iniziato lo stop era questo e il target che in questo momento stiamo raggiungendo è di questa entità, quindi nel rapporto rischio-rendimento ci siamo. Però ripeto, la cosa che lascia un po' chiaramente riflettere sull'aspetto complessivo è che solitamente il petrolio è molto direzionale e come tale probabilmente potremmo decidere di lasciarlo respirare ancora un po'. Vediamo, vediamo, vediamo. Un'occhiata anche a Milano, l'Ita 40, un'Ita 40 che ieri ha chiaramente violato al rialzo anche questa trend line di resistenza, lo vedete, si è riportato al di sopra, era uno dei pochi baluardi che l'indice ancora conoscesse. Ancora una volta il mercato è davvero particolarmente tonico, quindi bisogna essere consapevoli che in una view di lungo termine Milano può fare ancora davvero tantissimo, basti pensare al ritardo atavico che scontiamo rispetto ad altri indici per poter poi andare a sviluppare eventuali proiezioni. I mercati solitamente salgono con pause di accumulo e di distribuzione, adesso siamo in una palese zona di ipercomprato, fra le altre cose se ci state facendo caso si sta creando divergenza ribassista perché questo è il primo picco di mercato, ai picchi attuali il CCI sta scendendo e viceversa l'asse dei prezzi è ancora su massimi relativi crescenti. Quindi tecnicamente si sta creando divergenza, non si può vendere un breakout di una trend line come questa, al limite andrebbe comprato, né dubbio direi che sia opportuno rimanere fermi e in dolce attesa. Veniamo invece al casus belli di questi giorni, il gold, eccolo qui, si è parlato a lungo di questo triangolo di congestione sul gold, ve lo ricordate? Lo abbiamo rappresentato in tutte le salse, questo box di lateralizzazione, lo abbiamo scritto, descritto e quant'altro. Ieri all'improvviso il mercato ha deciso di premiare il lato ribassista. Perché ha premiato il lato ribassista? Perché nel frattempo inutile dire che abbiamo visto l'indice azionario andare a fare nuovi record storici, quindi non parlare di correlazione in questo caso mi sembra assolutamente molto sbagliato. Anche sul gold dal punto di vista pratico si sta creando una potenziale logica divergenziale, per il momento non c'è nulla, quindi inutile affannarsi a cercare ciò che non c'è. Scaliamo un time frame in H1, vedete stamattina la divergenza si era creata in H1, però poi vedete questa lunga candela di decelerazione che sta sopraggiungendo proprio mentre parliamo, che va a sporcare completamente questa idea
rimbalzista chiaramente sul gold stesso. Quindi operativamente parlando, una delle idee più belle praticabili o da praticare sarebbe vederlo rimbalzare verso le vecchie aree di supporto che oggi fanno da resistenza, quindi andare a realizzare un cosiddetto pullback ribassista per poi eventualmente vendere ancora. Vendere ancora anche perché la dinamica sul gold a questo punto è davvero seriamente compromessa. Vi ricordo che abbiamo un mega supporto statico in area 1180 allo stato attuale, in mezzo non c'è granché. La cosa che lascia un po' riflettere, presumo l'abbiate notata, è che se applicate Fibonacci all'ultima gamba ribassista, chiaramente misurando il precedente, ecco, c'è già evidenziato, scusatemi, se ci fate caso stiamo combattendo sull'area 61,8. 61,8 di tutto l'intero movimento, quindi sostanzialmente abbiamo misurato da questo punto a questo, quindi l'intera dinamica di ascesa, dopodiché se andate a vedere questo punto è appunto il 61,8. Per un po' si è ballato sull'area 50, dopodiché grande candela di accelerazione sull'area 50 di Fibonacci, corrispondente appunto a un 85 di gold, come vedete, eccola qua, dopodiché grande candela di accelerazione, breakout al ribasso. Non si sono fatti prigionieri ovviamente in questa situazione, palese la velocità di decrescita del gold, quasi che chiaramente questa molla che si era venuta a creare finalmente si fosse potuta espandere al ribasso. Vi ricordo le logiche dei wedge, dei cunei, è opportuno fare questa misurazione, il wedge era costruito da questa struttura, la regola vuole che andiate a misurare l'altezza del wedge stesso, ossia questa, per poi andarla. Facciamo una copia. Scusate. A proiettare dal livello di breakout. Eccola qua, proiettando questo livello di breakout, come vedete l'area che sembra accogliere o attendere a braccia aperte il gold è addirittura area 1235-1240, quindi davvero ancora una potenzialità di discesa molto particolare. Questo se funzionasse, chiaramente la regola che vede il wedge in questo momento violato al ribasso, misurando la massima altezza del wedge, che è questa, e proiettandola verso il basso. Quindi non c'è da assumere comportamenti troppo aggressivi sul gold, tutt'altro, meglio rimanere prudenti alla finestra, stante il fatto che la prima gamba ribassista, se non meccanizzata, era impossibile da catturare perché è stata davvero di grande profondità. Un'occhiata anche all'argento, che invece a differenza del gold, vedete il gold rompe in grande velocità i supporti dinamici, invece l'argento continua a mantenersi quasi ignorato dal mercato sopra area 19, non ha chiaramente reattività né positiva né negativa, rimane lì in stand-by, ma per il momento questo supporto particolarmente importante in area attualmente sui minimi di oggi, in area 18,85-19, è un supporto davvero che appare strategico. Un'occhiata a un'idea operativa che potrebbe venire nelle prossime ore, ossia l'euro sterlina. Anton Giulio, tu sei qua con me quando vuoi, chiaramente i tuoi interventi sono graditissimi. Questo è l'euro GBP, lo vedete, stiamo andando sostanzialmente a sbattere per la quarta volta su questa resistenza dinamica. Anche il Supertrend 5.0 è pronto ad invertirsi e chiaramente lo farebbe con una chiusura sopra area 81,40-81,50. Considerato il trend precedente che questo rapporto, questo sintetico ha avuto, un posizionamento long al di sopra dello stesso potrebbe non essere neanche tanto sbagliato. Lo stiamo monitorando per eventualmente intervenire con lo spreadator. Fra le altre cose, attenzione, perché la dinamica attuale, come vedete, si è creata e si è contraddistinta da una warning, come sempre, che viene dalle nostre amate divergenze, in questo caso rialzista. Fra le altre cose, ricordate le figure tecniche dei due simboli sottostanti, questo è l'euro-dollaro che comunque, per quanto oggi sia scivolato verso il basso, non è che stia perdendo granché, e invece l'alter ego, eccolo qui, la sterlina, attenzione perché qui c'è da evidenziare un breakout importantissimo, è stato rotto un supporto statico, peraltro in fase di validazione sul daily, guardatelo qua, è stato rotto un supporto dinamico particolarmente importante, la base sostanzialmente inferiore di questo perfetto canale rialzista. È una figura importante per la sterlina, perché la sterlina è stata sicuramente la valuta più premiante negli ultimi tempi in ottica long, è una prima fase di indebolimento, il che lascia anche capire per quale motivo dal punto di vista operativo il mercato in questo momento stia presentando una maggior forza relativa dell'euro sterlina. In buona sostanza stanno sì tutti e due scivolando, ma come la logica dello spread prevede, la forza relativa dell'euro è superiore, quindi anche nel perdere l'euro perde di meno, tutto qua,
non è che l'euro perde e la sterlina guadagna o viceversa, la sterlina stia perdendo e l'euro stia recuperando al rialzo. No, semplicemente, come vedete, la forza ribassista della sterlina appare decisamente più pronunciata. Un'occhiata quindi all'euro GBP nelle prossime giornate è doverosa e in caso di breakout di questo livello, perché no, potremmo ipotizzare un ingresso magari in spread comprando euro dollari e vendendo sterline. Stante il fatto che ambedue sembrano molto orientate al ribasso, potremmo anche questa volta utilizzare il nuovo setup dello spread, per quindi andare ad acquistare euro solo nelle fasi rialziste e a vendere sterline solo in quelle ribassiste, andando quindi ad ottimizzare la permanenza delle due posizioni solo in caso di oggettiva, come dire, presenza di un trend dominante da parte dell'uno o dell'altro. Ci ripromettiamo di Anton Giulio nelle prossime ore di verificare con attenzione questa situazione, cercare i parametri ottimali per effettuare questo hedging attivo fra euro e sterlina, dopodiché chiaramente eventualmente entreremo in posizione, se non sarà durante trading time, sarà nostra cura pubblicare subito un alert sul canale riservato di Facebook, che vi invito sempre a frequentare con grande attenzione. Eccolo qui invece lo Standard & Poor's 500, no scusatemi, il Nasdaq, uno degli indici che si è mosso in maniera più chiara negli ultimi mesi sicuramente, non ha fatto doppio massimo, gli è mancato poco, parliamo chiaramente sempre di livelli di record assoluti, si è fermato un po' prima, adesso seguendo la dinamica discendente che sta interessando i mercati, anche il Nasdaq sta iniziando a scivolare verso il basso. Questa è la trend line supportiva di breve, quindi un eventuale breakout, è ovvio che siamo già posizionati sul nazionale, un eventuale breakout di questo supporto dinamico sancirebbe una opportunità correttiva sul Nasdaq che potrebbe spingerlo abbastanza sensibilmente verso l'area 3650. Prego Anton Giulio. No, di nuovo l'area cruciale che ha fatto scaturire questo brusco rialzo del Nasdaq, che forse è stato quello più significativo, è l'area 3600-3625, ne abbiamo parlato tante volte, l'abbiamo anche venduta più volte noi, ricordo. Sì, in questo caso direi che il supertrend ha davvero rappresentato questo un 8.0 che utilizzammo all'epoca per vendere il mercato e in effetti ha rappresentato un soffitto eccezionale. Peraltro Anton Giulio, se ci hai fatto caso, oltre ad aver breccato questo supertrend statico quasi, quindi quasi questa resistenza statica, il vero segnale è stato dopo il breakout vedere che reggeva su questo supporto, quindi un cosiddetto pullback, e poi vedere questa grande espansione, quindi decisamente una bella figura tecnica. Nel frattempo stanno volando le posizioni in portafoglio, beh, sarebbe anche ora. Un'occhiata sempre al Bund, che oramai si avvicina velocemente all'area 147, quindi prossimo target Bund, dollaro yen, vedete, inizia a scivolare verso il basso, il Dow Jones va a rompere quel supporto statico che avevamo identificato poc'anzi prima di aprire la trasmissione, quindi inizia a scivolare verso il basso, è evidente che prima di chiudere trading time uno dei due fra Dow Jones e DAX verrà chiaramente sbattuto fuori, siamo in eccesso di esposizione sull'azionario. Ecco anche il DAX che inizia leggermente a scivolare verso il basso, pensate siamo solo agli inizi, qui la situazione dal punto di vista tecnico è la stessa dell'oil, se abbiamo intercettato in maniera direi abbastanza efficace l'eventuale ribasso, è opportuno in questo momento accontentarsi perché stiamo facendo l'1% di portafoglio, oppure possiamo essere in presenza di un posizionamento tattico sul mercato in cui avere la forza di marcarlo a uomo magari con dell'hedging e cercare di farlo correre un po'. La mia idea già la conoscete, cercare di far correre quanto più possibile i profitti e tagliare velocemente i guadagni. In questo momento tutte e tre le figure su cui siamo posizionati, vedi Dow Jones che a questo punto si dirige a lunghe falcate verso il nostro target, vedi DAX che ha appena iniziato la dinamica discendente, vedi oil su cui la divergenza ribassista di lungo, il supporto dinamico che a breve si appresterà a testare, mi sembrano tutti posizionamenti ben fatti, quindi oggettivamente piuttosto che far lì il mordi e fuggi, mi piacerebbe cercare di farli correre un po'. Proviamoci chiaramente tutti insieme, monitorando con attenzione la situazione. OK. Pasquale, sono d'accordo con te, lo abbiamo detto in apertura, la leva chiaramente in questo momento è un po' eccessiva, quindi andrà sicuramente ridotta e diminuita ed è la ragione per cui stiamo guardando con grande attenzione l'evoluzione in tempo reale del mercato. Comunque l'idea è che fra DAX e Dow Jones, uno dei due, debba chiaramente andare a casa. Ricordate, prego Anton Giulio? Possiamo dimezzare l'esposizione chiudendo il Dow Jones e mantenendo l'operazione core sull'indice che ci fa da benchmark nel nostro trading time. Va bene, chiudiamo il Dow Jones e quindi rallentiamo la dinamica di iperesposizione, anche se sappiamo che
la dinamica reale, quella capace di produrre effetti nel bene o nel male, quella legata al DAX. Anche lì valuteremo da qui alla fine se mantiene questa tendenza potenzialmente ribassista, nel qual caso andremo eventualmente anche a dimezzare la posizione sul DAX in maniera tale da avere un equilibrio maggiore su quello che è la situazione di portafoglio complessiva. Allo stato attuale invece lasciamo correre il petrolio e il DAX e andiamo avanti con la nostra analisi. Quindi detto del settore valutario, detto anche del Nasdaq che come vedete si appresta a testare la trend line di supporto, diamo un'occhiata anche al dollaro australiano, eccolo qui, che rompe al ribasso questo supporto dinamico di medio e lungo termine, una situazione di indebolimento che era stata preannunziata efficacemente anche in questo caso da una bella divergenza ribassista, quindi per il momento siamo in potenziale breakout ribassista, qui ho ipotizzato un potenziale canale di percorrenza, vediamo un po' se lo rispetto o meno, è semplicemente un'ipotesi di lavoro. Vi ricordo sul dollaro australiano che per quanto adesso stia correggendo, la figura che sta percorrendo è una figura di inversione di lungo termine, perché il dollaro australiano viene da decine di figure di ribasso, chiaramente contro il dollaro americano, quindi in questo caso bisogna un attimino stare attenti a valutare bene la consistenza complessiva della situazione. Operativamente parlando siamo palesemente in ritardo di linea, quindi non mi sembra il caso di andare ad ipotizzare un'operatività. Segnali fondamentali barre importanti verranno invece sempre dal VIX. Un VIX, l'ho fatto tante volte, quindi non è particolarmente significativo, che oggi si presenta leggermente al rialzo, vedete disegna una piccola candela positiva. Vi ricordo la serie storica sul VIX, cioè guardate, siamo nella parte davvero bassissima di questo grande canale, di questo supporto dinamico e del supporto statico, e sono zone in cui tecnicamente i mercati normali rimbalzano, o meglio, si ripresentano compratori di opzioni ribassiste sullo Standard & Poor's. Giustamente i precedenti tentativi sono falliti, considerando poi quello che è successo sui mercati. Vediamo se, considerati i livelli raggiunti, c'è la possibilità di assistere a un rimbalzo un po' più consistente. Puliamo il grafico di riferimenti inutili, queste sono le prossime aree di resistenza, sia statiche che dinamiche. Vediamo un po' se il VIX da qui in poi ci dà un po' di respiro e permette, ma semplicemente perché siamo short sul DAX, e permette ai mercati azionari di intraprendere una piccola fase correttiva che dal nostro squisito punto di vista sarebbe chiaramente più che gradita. Quindi lasciamo ancora correre le operazioni in essere, un'occhiata anche al dollaro contro franco svizzero, vi ricordate il franco svizzero valuta rifugio, onestamente un segnale concreto ieri di una fase riscon di nuovo è stato non solo il gold che è crollato ma anche il franco svizzero che è riuscito a superare questa resistenza statica. Il franco svizzero è ingabbiato da febbraio in questa flag, in questa bandiera, vedete dal 12 di febbraio, se non vedo male, impressionante, si è mosso all'interno di questa zona andando sostanzialmente ad assecondare e non nelle fasi di accumulo e di distribuzione sui mercati azionari. In questo momento si è portato sopra area di resistenza ma non sta spingendo tantissimo. Il franco svizzero, fra le altre cose, sta disegnando divergenza ribassista, quindi potrebbe essere, magari anche in spread, un dollaro yen contro franco svizzero yen, un'ipotesi operativa per i giorni a seguire. Vediamolo in H4, eccola qua la divergenza che cercavamo, la vedete? Credo la vediate tutti oramai, non è purissima, purtroppo i mercati in questi giorni di scherzi ne hanno fatti tanti, però la divergenza ribassista ci sta tutta, questa è la dinamica discendente del CCI, e viceversa, questa è la dinamica chiaramente rialzista dei massimi realizzata sull'asse dei prezzi. Quindi operativamente parlando ci sarebbe da iniziare a guardare con attenzione a questo cross, questa trend line non ha molto senso, però è un warning che andiamo a posizionarci. Ripeto, l'idea potrebbe essere un eventuale spread trading andando a comprare dollaro yen e a vendere franco svizzero yen, nell'ipotesi chiaramente che si vada a determinare questa inversione di tendenza. Anche questo dollaro franco svizzero lo mettiamo al di fianco di euro GBP, rimane un'operazione da valutare in ottica chiaramente di spread trading. Un'occhiata a Piercarlo, ciao carissimo, dice che vede una bella divergenza in euro yen, andiamola a vedere tutti insieme. Eccola qua, il solito formato 0. Piercarlo parla di una divergenza. Beh sì, in effetti si sta creando una potenziale divergenza rialzista su dinamica daily,
Sicuramente, però non è pulitissima, onestamente. Non mi sembra che sia caratterizzata da una pulizia grafica eccessiva. Mi piace molto la resistenza lì in alto, è molto regolare, viceversa lì in basso, questo è il canale di lungo, quindi direi Piercarlo che in questo caso siamo così vicini ad un breakout davvero molto, potenzialmente molto profondo, per cui non ho, trascurerei in questo momento questa divergenza, onestamente. Perdonami questo tipo di approccio, però mi sembra così chiaro il wedge che sta rompendo al ribasso, per cui credo che potrebbe dare magari un piccolo rimbalzo che vada a testare la vecchia trend line di supporto, che realizzando un potenziale pullback, però non escluderei che questa tua divergenza si concretizzi di nuovo sotto area 150, quindi assistere sostanzialmente a un movimento di questo tipo, CCI che scende ancora, i prezzi che scivolano ancora in basso, e a quel punto la divergenza di cui parli avrebbe maggior ampio margine di respiro, perché potrebbe realizzarsi in un rimbalzo più profondo. Buona la segnalazione, la teniamo presente, la teniamo salvata nel nostro portafoglio e vedremo poi nelle prossime ore se può diventare una segnalazione eventualmente operativa. Anche sull'euro-yen lo mettiamo vicino alle valute sotto osservazione, euro-GBP e dollaro-franco-svizzero, anche l'euro-yen in effetti è interessante, lo vedremo nelle prossime ore. Scaliamo in H4 per vedere se c'è la stessa situazione di cui parli. Come vedete, vedi qui la situazione è un po' meno piacevole. In effetti, a fronte di una logica divergenziale che si era creata, poi il mercato è venuto pesantemente giù. Mantengo i trendi perché è molto chiara come dinamica. Detto del dollaro australiano, del VIX, un'occhiata doverosa allo Standard & Poor's 500, questo è il daily dello Standard & Poor's 500, vi ricordo sempre questo grande canale rialzista all'interno del quale si muove, nuovi record storici, ma questo lo sapete già. Occhio però, perché nel fare i record storici si sta creando anche in questo caso divergenza ribassista. Ipotizziamo dei target eventuali sullo Standard & Poor's 500. Il primo, secondo me, è questo supporto dinamico, quindi l'area 1890-1900, neanche a farlo apposta, un'area, come dire, di supporto dinamico particolarmente interessante. È qui che il mercato potrebbe scivolare, stante l'attuale posizionamento del portafoglio Trading Time, ovviamente ce lo auguriamo, in quanto il Dow Jones è sicuramente l'indice leader. Ho visto dei bellissimi post di Pasquale in questi giorni nella sezione di Facebook di Trading Time. In effetti parlava del fatto che lo Standard & Poor's è decisamente l'indice leader, probabilmente sono assolutamente d'accordo con lui, peccato che sconti un po' di lasso temporale rispetto a noi europei nell'operatività, ragion per cui ci sembra più liquido nelle ore in cui guardiamo i mercati osservare l'andamento del DAX, però dal punto di vista pratico non c'è dubbio che oggi la locomotiva del mondo a livello azionario rimanga quella degli Stati Uniti. Quindi Standard & Poor's, anche il Nasdaq, che in passato è stato molto preciso e regolare, perché noi Russell, sono sicuramente dei prodotti da non sottovalutare per cercare di interpretare al meglio la dinamica operativa dei mercati. Peccato che la mattina, allora quando la chiusura dei mercati asiatici è matura, lo Standard & Poor's e il Nasdaq si muovono più in correlazione con l'andamento dell'Europa, quindi seguendo l'andamento più o meno forte, piuttosto che di forza assolutamente propria. Però dal punto di vista pratico e tecnico, ripeto, secondo me, rivediamo in area 1885-1900 lo Standard & Poor's, e per noi scatterebbe chiaramente un bel gain sul DAX come logica conseguenza. Un'occhiata anche al Nikkei, che approfittando della forza relativa assoluta del dollaro yen ha rimesso il naso all'insù da questa resistenza dinamica. Come vedete, sta correggendo anche il Nikkei. In questo caso si va a correlare alle variazioni negative degli indici europei e americani. Ha realizzato nel correggere una bella area di doppio minimo, quindi direi che la matrice dei prossimi giorni non sia più quel grande supporto dinamico. Vi consiglio, per quanto riguarda il Nikkei, di guardare questo perfetto doppio minimo che ha realizzato. Quindi guardiamo qui il Nikkei, vedete un'area in cui si è fermato più volte, e questa la cosiddetta Maginot del mercato in questo caso. Uplala, riuscirò a piazzarla in orizzontale. Ok, ce l'ho fatta. Quindi dal punto di vista operativo, secondo me, un po', vi ricordate, Anton Giulio vi evidenziava poc'anzi quella grande resistenza statica sul Nasdaq? Beh, qui il ragionamento è lo stesso. State pur certi che se il Nikkei dovesse violare al ribasso quel livello, non lo farebbe certamente per mettere a segno un rimbalzo, una discesa di pochi pips. Allo stato attuale rimane ancora improntato al rialzo, e direi che sotto area 13.009 diventa un oggetto da shortare con una certa convinzione. Un'occhiata anche alle correlazioni, sempre validissima, tra dollaro yen e Nikkei, lo vedete, si muovono esattamente
Insieme avevo poi dei grafici rivenienti da precedenti analisi, l'AudiCAD, che so che interessa uno di voi, ma non ricordo bene chi, che ha intrapreso una dinamica discendente particolarmente interessante, continua a muoversi con una discreta reattività al ribasso, un po' il periodo caratterizzato da questo rallentamento del dollaro, scusatemi, del dollaro australiano, che sta perdendo un po' dopo una fase estremamente positiva. Infine, eccolo qui, questo è il Russell, guardate anche qui un supporto statico davvero molto rappresentativo, area 1080-1077, è un supporto statico con cui probabilmente ritorneremo a fare i conti prima o poi, nel frattempo giustamente è rimbalzato, questo è un grafico giornaliero, approfittando di questa sporca ma evidente divergenza rialzista. Quindi dal punto di vista pratico mi sembra che sia un indice da guardare con attenzione, in quanto anche esso incorpora delle dinamiche operative che poi, come vedete, si vanno a riflettere sull'andamento corale e complessivo dei listini. Ok, prima di passare alla piattaforma B, altrettanto interessante perché ci guardiamo l'azionario, una rapida occhiata ai titoli più rappresentativi, il Bund che farà 147, ma magari non adesso, il dollaro yen che rimane ancora lì in attesa, lo vedete, davvero molto statico, direi, il Dow Jones che ha messo a segno un altro minimo relativo e quindi va a ritoccare quella basetta orizzontale di cui abbiamo parlato prima. Ricordate sempre una cosa, non so se lo è, però se questo è il doppio massimo del Dow Jones abbiamo fatto malissimo a chiuderlo, cioè intendo dire, a fronte del rischio che rimaneva ancora in pancia, se quello è il doppio massimo del Dow Jones, qui si era catturata potenzialmente un'inversione davvero molto profonda, potenzialmente ovviamente dello stesso, valuteremo nelle prossime ore, lo teniamo comunque sotto osservazione anche se adesso non ci sono più meccanizzazioni in corso e quindi possiamo ritornare a darvi lo sfondo bianco. Un'occhiata anche al DAX, mancano ancora un po' di minuti alla conferma di questo breakout, speriamo che voli più che scendere, lo aspettiamo a braccia aperte eventualmente in area 9830, dove abbiamo piazzato un potenziale take profit basato chiaramente sulla logica di Fibonacci. Vedete, non so se ci avete fatto caso, però oramai la piattaforma MetaTrader si sta evolvendo, quando andate col mouse sul livello target che avete messo vi descrive anche il potenziale guadagno che andreste a realizzare. Non so se ci avevate fatto caso, questo sarà contenuto nel corso di upgrade che stiamo lanciando per la MT4 School, fateci caso, se il DAX dovesse arrivare in quella zona, considerato i lotti che abbiamo in portafoglio, guadagneremo 237,50 euro. Non sarebbe male dopo le sofferenze delle ultime ore, però, ripeto, questo era giusto per evidenziarvi, in questo caso, semplicemente quanto stia migliorando questa piattaforma, che da piattaforma squisitamente operativa sta cercando di fare passi avanti anche nella parte grafica e di supporto al trading. Quindi speriamo che arrivi in quel target e sappiamo anche in quel caso qual è il reale guadagno che realizzeremo. Concludiamo con l'euro-dollaro, che è davvero poco leggibile, d'altra parte i condizionamenti da parte della BCE, ragazzi, sono enormi, sono mostruosi, quindi non possiamo far finta di nulla, non è sicuramente in questo momento è come l'euro-franco-svizzero, è un cambio quasi bloccato, gestito da forze esterne, la forza esterna in questo caso ha dei muscoli di acciaio, la BCE col grande Mario Draghi, dei migliori governatori di banche centrali che si possono ricordare forse negli ultimi 100 anni, una persona davvero capace, ancora una volta un export del Made in Italy, è un uomo che sa cosa fare, che non guarda in faccia a nessuno, è probabilmente l'ultima ciambella di salvataggio che l'Europa ha per rimanere coesa ed unita. Fateci caso, nessuno assolutamente si permette di metterlo in discussione, il che ci garantisce un'autonomia di giudizio e di azione che nessun governatore delle banche centrali in passato, soprattutto in Europa, ha mai potuto avere. Quell'uomo va avanti da sé, va avanti con le sue convinzioni e per il momento ci sta tenendo ancora a galla, almeno questa è la mia sensazione. Questo è l'euro-dollaro, quindi ripeto, mi sembra davvero difficile da stimare e da valutare, lo lascerei lavorare e poi vedremo nelle prossime ore. Un'occhiata ancora al petrolio, su cui siamo in posizione, eccolo lì, saremmo andati a target, ma qui la domanda è sempre la stessa, ci accontentiamo o lasciamo correre? Abbiamo chiaramente la necessità in questo momento di capire se abbiamo intercettato figure di inversione di lungo termine. Il concetto dal punto di vista pratico è che forse ci siamo riusciti, forse siamo riusciti ad entrare su dei prezzi, livelli di ingresso caratterizzati. Lo ripeto, il rischio che corriamo adesso qual è? Lo stop è vicinissimo, nel senso che è vicino al prezzo di ingresso, sia sul DAX che sul petrolio. Se abbiamo intercettato punti di inversione del mercato che magari possono durare 3-4 giorni,
ragazzi, lasciamo correre. D'altra parte, né sul petrolio né sul DAX abbiamo in questo momento delle figure di potenziale inversione o di warning. Un'occhiata anche all'Ita 40, lo facciamo fra un po', che a differenza degli altri giorni oggi stabilizza. Infine il gold, che come vedete non approfitta neanche da lontano di questa fase di indebolimento dell'azionario, e dal punto di vista pratico andiamo a sostanzialmente ad osservare ancora un gold che a quanto pare è venduto a mani basse dagli operatori. Bene, cambiamo piattaforma. Anton Giulio, hai qualcosa da aggiungere in particolare? C'era qualche grafico che... Un nostro cui... titolo, 31,50 di Assorin. Mi sa che è già andato. Guarda, occhio anche all'euro yen, vedi che Carlo continua a disegnare al ribasso, quindi un po' di prudenza. Anton Giulio è già passato alla piattaforma B su cui abbiamo poche posizioni in portafoglio, siamo short di Saipem, siamo short di Unicredit, siamo long di Assorin, anche a farla apposta evidenzi di Assorin, più 4,30 oggi. Quella ragazzi, bella, ce l'abbiamo al rialzo, sono molto contento, siamo anche andati abbondantemente a target, immagino, perché il nostro target operativo era un po' al di sotto, 31,50, l'abbiamo preso? L'abbiamo preso, vediamo, ha fatto 58, quindi sì, infatti la posizione non ce l'ho più, quanto sono stupido, si è chiusa automaticamente, quindi facciamo target su Assorin, davvero una bella soddisfazione, andiamola a vedere insieme, adeguiamo il portafoglio a Trend Azionario Italia. Tra le altre cose, proprio in questi giorni stiamo elaborando un, eccolo qua, 31 era il target, tanto in giugno, l'abbiamo fatto anche per meno. Il target è stato più 5,08%, portiamo a casa, siamo contenti, anche perché il titolo, vedete, lo avevamo in portafoglio dal 29 di aprile. Ci è voluto un mese per andare a target, però poi questo 5% lo ha mollato, bene così. Quindi dal punto di vista operativo rimaniamo ancora short di Unicredit, chiusa l'esperienza di Assorin, il breakout è bellissimo, probabilmente continuerà. E andiamo a vedere adesso il portafoglio complessivo. Partiamo dall'indice. Un indice, ecco, qui parliamo dell'indice e non del future. Qui parliamo della piattaforma grafica per eccellenza, pro real time, e della posizione del cash. Come vedete i grafici tendono ad essere un po' più precisi. Se infatti poc'anzi analizzando il grafico del future che avevo detto, e ve lo faccio anche vedere, che avevamo brettato al rialzo, dove sei? Eccolo qua, vedete? Andando a guardare la storia dell'indice, vediamo cose differenti, quindi fate attenzione fra analisi grafica e analisi operativa. In questo caso, come vedete, l'area 21,7, infatti onestamente ne parlavo, ma mi sembrava strano, perché ricordavo di aver fatto un report anche a Bitforum su area 21,7, come potenziale target rimbalzista di questa gamba, e mi sorprendevo nell'averla vista superata. Non è infatti stata superata, la dinamica dal punto di vista operativo è ancora in essere, siamo ancora sotto resistenza e soprattutto non c'è nessun segnale, neanche divergenze di bassiste, che ci possa aiutare potenzialmente a definire come invertita la situazione attuale su Milano. Quello che possiamo solo evidenziare, lo sapete già, è che la fase di rimbalzo recente è stata ancora una volta preceduta da una bella divergenza rialzista, che quindi dà forza al nostro modello. Dobbiamo a volte solo essere più attenti a determinate situazioni tecniche piuttosto che chiaramente andare a cercare quello che già abbiamo in casa, perché è un modello molto efficace e molto operativo. Fra le altre cose, proprio in questi giorni l'intero team di programmazione sta lavorando sulla meccanizzazione del modello, siamo già al 50% di strada, tra un po' saremo in grado di montare un expert sul grafico, anche su 50 grafici, e demandare all'expert l'applicazione in tempo reale delle operazioni sul modello. In questo momento mi dicono che si è persa la connessione audio, è successo anche ieri. Mi sentite? No, connessione uguale ieri, stessa cosa. Fai così? No, è fatto così. Aspetta un attimo. Mi sentite? È un errore del sito, GoToMeeting. Eccolo qua. Si è convertito l'audio su un altro microfono, dovesse sentirci dire sull'audio, per favore? No, è saltata la connessione di nuovo. Siamo senza connessione. Ah, Ugo, così fa fatto ieri. Ecco perché. La connessione. Prova, ci sentite? Stesso problema ieri. Ho capito. Ci sentite? Prova audio, mi sentite?
Ma ieri uguale, è arrivata alle 4:15 dopo, è come se ci abbiamo un accumulo di zona di... Vai giù a vedere un po' che loro come stanno messi. Ma la connessione non c'è. No, Pietro. Minuti che siamo senza connessione, no, di più, dai 16, 10 minuti di trasmissione. Ma non è che di nuovo la storia del telefono? Appena ho staccato quel telefono. Ci sentite? Ecco, pare che la connessione si sia ristabilita. Ci sentite? Prova, prova, prova. Ci sentite adesso? Lo so che adesso vediamo un po'. Prova, prova, prova. Ecco, perfetto. Scusateci, ma è stato un problema di ADSL, a quanto pare. Sarà anche una bella sede, però l'Italia chiaramente viaggia a velocità differenti. Vi chiediamo scusa, ovviamente non ne facciamo un problema di orario e di tempo. Tecnicamente siamo rimasti fermi all'analisi dell'indice. Bene, dal punto di vista pratico, l'indice, come vi dicevo, quindi l'indice inteso come cash, non come future, non è riuscito ancora a portarsi al di sopra della trend line di resistenza. L'area target potenziale di questo rimbalzo è ancora l'area 21,7, dove il mercato poi potrebbe osservare una leggera dinamica correttiva. Diamo un'occhiata adesso alle varie blue chips, non prima, visto che ci siamo disconnessi, di dare un'occhiata ai nostri titoli. Il DAX prima scendeva un po' di più, prima della disconnessione, vedete, sta un po' recuperando, invece il petrolio rimane saldamente impostato verso il basso. Scusate, anche noi abbiamo ogni tanto la necessità di fare una verifica. Ok, diamo un'occhiata adesso alle blue chips, in particolare partiamo con Generali, una Generali che dopo questo doppio massimo e divergenza short che abbiamo direi lavorato abbastanza bene, sta adesso rimbalzando con forza, abbiamo da pulire un po' il grafico, c'è troppa roba, d'altra parte queste logiche le abbiamo già valutate, intercettate. Eccola qua, una Generali quindi che potrebbe continuare a proseguire nel suo rimbalzo fino ad area 16,80 barra 17, dove dovrebbe poi sentire nuovamente la presenza di questa, appunto, quest'area potenzialmente di resistenza statica dei 17 euro per azione. Da notare che
parallelamente al fatto che l'indice non ha ancora chiaramente superato delle zone di particolare resistenza, anche alcuni titoli, quelli più importanti, fra virgolette, sono ancora lì a combattere con precedenti livelli di resistenza che si erano poi che erano stati violati con decisione in tempi abbastanza recenti. Un'occhiata anche ad Atlantia, un titolo che mantiene una tendenza rialzista di fondo davvero molto ma molto interessante, particolarmente efficace anche questa volta, direi, il rimbalzo sulla trendline di supporto. Vi ricordate all'inizio, quando guardavamo il dollaro yen, si parlava dei falsi breakout? Beh, questo su Atlantia è stato un falso breakout. La logica su cui dobbiamo riflettere nel prossimo ore, quando troviamo queste situazioni, molto spesso appunto si trasformano in un movimento di grande potenza esattamente al contrario. D'altronde anche psicologicamente mi sembra più che giustificabile. Qui tanta gente è andata short pensando che il titolo, dopo tutta questa ascesa, crollasse, e viceversa è andato a fare area 20, addirittura nuovo livello psicologico e tecnico. Sta disegnando divergenza ribassista, potenzialmente però già mai mettersi contro, visto che, ripeto, un titolo, guardate un po' che bella tendenza, potentissimo e a rialzo. Un'occhiata anche per quello che la dinamica tecnica ci può dare a Monte dei Paschi, che guadagna lo 0,47%, guardiamo gli ultimi scostamenti del titolo, vedete, è un enorme trading range. Qui d'altra parte sta battagliando la fondazione con la nuova proprietà, post aumento di capitale, ed è palese quanto ogni volta che... come se ci fossero delle manine sotto, che allora quando il titolo diventa appetibile per delle logiche specifiche, vanno sostanzialmente a comprarlo. Io ritengo sia opportuno attendere l'esaurimento dell'aumento di capitale prima di fare valutazioni più approfondite. Un'occhiata anche a CNH Industrial, titolo della galassia Fiat, che ha tenuto in maniera abbastanza brillante, non precisissima in verità, questo supporto dinamico di base, questo qui, la base inferiore di questo wedge, lo vedete, lo ha tenuto in maniera non brillantissima. Possiamo andare a rettificare le nostre trend line, a questo punto cancellare anche vecchi riferimenti, fare un lavoro un po' più pulito e organico, perché a quanto pare adesso si è creato un supporto statico, e sarà il supporto statico, o meglio quest'area qui, a comandare nelle prossime ore. Come potenziale target rialzista rettifichiamo anche i massimi relativi, possiamo ipotizzare area 8,45 come livello tecnico da recuperare nelle prossime giornate, qualora prosegua la dinamica di allungo. Arriviamo quindi al nostro gioiellino di Esorin, 31,35, più 4,28 oggi. Non si è fermato neanche sul primo di Fibonacci, dove noi avevamo messo il nostro target. D'altra parte, vedete quanto è scesa. Se dovesse, ancora una volta, limitarsi a un semplice pullback ribassista, va fino a 33,50. Certo, io sono già più che contento, visto che abbiamo superato indenni anche una fase di profondo abbattimento dei listini azionari, contenti del risultato, e quindi per il momento l'abbiamo portata a casa, ma ripeto, interessante breakout rialzista di Diasoli. Un'occhiata ad Enel, più 0,38 oggi, niente di particolare, è il trading range, vedete anche qui si combatte in una zona supportiva che è stata sporcata più volte, che è questa qui. Come vedete, oramai si è creato un supporto statico più che dinamico, eccolo qua, la famosa area, ve ne abbiamo parlato davvero tantissime volte di questo livello, di 3,92-3,95, e questo è il livello da monitorare, a mio parere, nelle prossime ore, in quanto è solo la violazione dello stesso che il mercato potrebbe ipotizzare una dinamica correttiva più profonda. C'è da dire peraltro che è un livello statico, ma che si avvicina poi al dinamico a 3,82, quindi probabilmente il vero livello cardine per Enel rimane l'area 3,82-3,85 col passare delle ore. A rialzo, difficile fare delle stime, visto che in questo momento ha un massimo relativo a 4,25 e come vedete ci viaggia abbastanza da vicino. Un'occhiata anche a Eni, picchia qualcosina oggi, andando a confermare questa fase di lateralizzazione, stabilizzazione. Attenzione a Eni però, perché negli ultimi giorni ha realizzato anch'essa quasi un doppio massimo. Quindi attenzione anche a questo titolo, lo vedete, ci si è avvicinato di tanto, l'area dei 19, peraltro una cifra psicologica, il rimbalzo è stato molto violento, molto forte, ha portato a superare l'emblema, la vecchia area di supporto che faceva da pullback ribassista, tutto è stato caratterizzato ancora una volta da una bella divergenza rialzista, che è stata un po' la matrice di questo rimbalzo. Allo stato attuale però, vedete, siamo ancora sotto resistenza statica. Un'occhiata anche a Fiat. Una Fiat molto speculativa, ha toccato, ha preso la scossa in area 7 euro per azione,
non ha peraltro il 7 euro operazione come livello anche psicologico, è stato poi avallato da una divergenza long, quindi anche in questo caso ha funzionato un'ipotesi secondo il nostro metodo, un'ipotesi chiaramente rialzista. Noi non siamo entrati perché il titolo è caratterizzato da una tonnellata e mezzo, se non di più, di gap up e down, quindi non ci sembrava obiettivamente molto prudente intervenire in corsa sul titolo stesso. Allo stato attuale non ha particolari riferimenti, se volete prendere questo come riferimento rialzista è l'area 8.40. Dal punto di vista pratico, ribadisco, io per il momento rimango prudentemente fuori. Un'occhiata anche a Intesa San Paolo, eccola qui, un'Intesa San Paolo che a differenza di Unicredit è riuscita a portarsi al di sopra della sua trend line di resistenza di breve, è un fattore molto importante che va a testimoniare barra sancire quanto Intesa negli ultimi tempi sia sempre stato fra i due il titolo caratterizzato da maggior forza relativa, almeno rispetto ad Unicredit. Per il momento è in area potenzialmente ancora buy, attenzione perché non ha superato il super trend di lungo, il 5.0, qui ne vedete 3, il 3, il 4 e il 5, come vedete siamo in una forza relativa decisamente rialzista, ma siamo ancora ben lontani da un'inversione di medio e lungo termine. D'altra parte va considerato che nell'analisi che andiamo a fare post elezioni europee il mercato sta rimbalzando, ma il mercato era tendenzialmente oramai entrato in fase correttiva, quindi si fa fatica a comprare un mercato sui massimi comunque assoluti senza che i massimi siano superati. Normalmente dovremmo attendere il breakout dei precedenti massimi sia a livello di indice che a livello di titoli per poter ipotizzare una nuova gamba rialzista. Un'occhiata a Mediobanca, dove Anton Giulio aveva segnalato il livello 7 euro operazione tanto tempo fa, in effetti è stata una buona zona di accumulo, anche qui divergenza rialzista a go go, prossimo target l'area potenzialmente 7,50. Ecco Saipem, su cui manteniamo un posizionamento ribassista, non molliamo la presa, riteniamo sempre che possa arrivare in area 18, e sta il fatto che per il momento chiaramente il rimbalzo complessivo dei listini ha condizionato anche la dinamica di Saipem, che peraltro ci aveva portato a 18,23 quasi a target, l'abbiamo sfiorato di 17 centesimi, peccato, poi lo vedete il mercato è ritornato a salire. Vediamo un po' se lo riusciamo a riprendere per il rotto della cuffia nei prossimi giorni. Un'occhiata anche a Salvatore Ferragamo, all'interno di un wedge che vi consiglio di monitorare nelle prossime ore, è molto chiaro, è un po' la storia di Diasorin, no? Titoli molto, molto sottovalutati, molto ignorati, all'improvviso rompono uno dei due lati e partono in accelerazione. Hanno staccato il dividendo, lo hanno anche recuperato, il che denota che l'azienda ha un core business abbastanza forte e solido, quindi occhio perché una Ferragamo sopra area 23,60 sicuramente si presta ad essere acquistata. Noi ci piazziamo un bel alert in maniera tale che da essere avvisati qualora questo avvenga. Non ci interessa ovviamente la dinamica rimbassista, soprattutto allo stato attuale in cui siamo in presenza di divergenza long. Snam Rete Gas, meno 0,47 oggi. Eccola qui, lo vedete, anche Snam, un po' come Atlantia, ha tenuto di discreta precisione direi il supporto dinamico di base. Guardate con quanta precisione, innanzitutto poi è venuta giù velocemente da 4,40, questo l'abbiamo visto quando ha rotto questa dinamica di accumulazione, però fateci caso, anche qui siamo stati in presenza di un falso breakout e neanche a dirlo, anche in questo caso la reazione è stata davvero molto ma molto interessante. Un'occhiata anche a Tenaris, eccola qui, un titolo che si sta muovendo in un trading range molto ampio, onestamente non ci trasferisce dinamiche operative particolarmente efficaci. Terna. Adesso diamo un'occhiata, Mauro, anche a Lito 40, ho letto adesso la tua domanda. La stessa Terna sembra destinata a raggiungere l'area 360, dove poi magari essere nuovamente oggetto di acquisto. Infine Unicredit, la vedete, a differenza di Intesa San Paolo, sta combattendo con questa resistenza dinamica. Noi siamo entrati short proprio a questi livelli, quindi stiamo anche noi cercando di capire se il mercato nella sua completezza e globalità possa essere oggetto di un rallentamento. Qualora il mercato rallentasse, direi che possiamo dire di essere entrati abbastanza bene. Doverosamente a Mauro, che saluto perché è una new entry del nostro gruppo, un'analisi su Vita 40, parliamo Mauro del cash, quindi dell'indice, non del future. Come vedi in questo momento stiamo lavorando a contatto con questa potenziale resistenza dinamica all'area 21.700 punti di indice,
che dovrebbe essere il completamento di questo rimbalzo in atto, rimbalzo che ancora una volta è stato generato da una evidente divergenza rialzista, breakout di area 26 e via poi si sale. Questa è la dinamica che ha caratterizzato il recente allungo di Milano. Dal punto di vista operativo, l'eventuale violazione di 21,7 aprirebbe scenari rialzisti molto forti a Milano, che a quel punto secondo me va in area 23.000. Lo dico chiaramente e andrò ad adeguare la mia analisi giorno per giorno, però dal punto di vista pratico, se rompiamo questo livello per andare a cercare basi ben superiori. Operativamente parlando, rimango sempre dell'idea però nel breve che sia necessaria una dinamica correttiva, quindi per quanto mantenga una view moderatamente positiva sugli indici, che peraltro mi sembra graficamente più che giustificata, nel breve li vedo un attimino un po' appesantiti anche da quotazioni che non sono certamente più a livello di saldo, come lo potevano essere, non dico qualche mese fa, ma addirittura qualche giorno fa. Quindi operativamente parlando non entrerei lungo adesso, il tutto vi è testimoniato dal fatto che anche in portafoglio Uptrend Italia azionario in questo momento abbiamo solo due titoli in posizione, ambedue short, e sorry, l'unico long lo abbiamo appena portato a casa. Questa è forse la migliore rappresentazione di quella che è in questo momento la nostra view dei mercati. Doverosamente, guardiamo anche su questa piatta che è graficamente molto precisa, il comportamento degli indici principali. Ecco Parigi, ecco, arriva, voilà, che ha rotto il rimbalzo area 4450, si è portato verso 4550 e disegna, occhio, una divergenza ribassista grande quanto una casa, nel senso che è molto pulita, molto regolare, il che mi fa pensare che Parigi possa essere oggetto di correzione, cosa che auspichiamo essendo short di DAX. Ecco Francoforte, parliamo dell'indice, lo aspettiamo chiaramente in questo caso sul vecchio massimo relativo in area 9008 e lì davvero ci sarebbe poi da essere ben contenti. In questo momento, come potete notare, sta testando la trend line di supporto dinamico di medio breve e un po' la nostra sfida in questo momento, riuscirla a breccare o meno, renderà più o meno chiaramente gradevole il posizionamento ribassista che abbiamo. Anche in questo caso, dal punto di vista squisitamente grafico, mi viene da evidenziarvi la potenziale divergenza rialzista in formazione e il potenziale attacco allo zero del CCI, che nelle prossime ore potrebbe dare alla candela in formazione una maggiore dimensione, una maggiore ampiezza, tale da portare appunto l'indice al ribasso almeno di 100 punti. 100 punti, fra virgolette, con i valori attuali del DAX, iniziate a rettificare i calcoli percentuali, sono l'1%, ragazzi, il DAX è arrivato a 10.000. L'unico dubbio barra paura che ho è arrivare così vicino a 10.000 e non farlo. Questo onestamente, ma non è una paura tecnica, è una paura, come dire, soggettiva e discrezionale. Mi sembra strano che il DAX si porti in area 10.000 e poi perda l'occasione per farlo. Vi ricordate quando vi parlavo poc'anzi dei falsi breakout? Guardate questo sul DAX e quest'altro, tutti i falsi breakout che poi hanno innescato una dinamica molto potente al rialzo. Un'occhiata ancora allo Standard & Poor's 500, eccolo qui, anche qui ci tocca fare un po' di pulizia di vecchie trendline che non hanno più senso. Anche qui è lecito attendersi un test della vecchia area di massimo storico, quindi dei 1009, mi sembra che stia scivolando giù abbastanza bene, ma ripeto, guardate anche il CCI, com'è piatto, cioè non c'è pressione in vendita, su questo bisogna essere chiari, qui stanno tutti lì ad assaggiare se correzione c'è o non c'è. Questo è il Russell 2000, che abbiamo visto prima sotto logica di future, e forse è il più orientato al ribasso. Che c'è, Antonio? Il Dow Jones... Il Dow Jones si sta scivolando, anche sul Russell vediamo divergenza ribassista, quindi diciamo che gli indici indicano un po' tutti una potenziale figura di inversione, quanto sarà profonda onestamente ancora non lo sappiamo, però la dinamica attuale è sicuramente correttiva. Questo è il Nasdaq, anche qui abbiamo una bella candela rossa di decelerazione, anche qui possiamo stimare un target immediato in area 3007. Ancora uno 0,30 al ribasso per la sessione di oggi, poi successivamente 3.630. Infine Wall Street, 16.631 punti, perde lo 0,24%, anche qui perde su una dinamica di divergenza ribassista, evidente la rottura al ribasso, target potenziale a livello di indice in area 16.550 e quindi ancora un po' di corsa al ribasso. Sono le 16.44. Andiamo a vedere la nostra piattaforma base, eccolo qui il petrolio che ci sta un po' ripensando sull'accelerazione ribassista, il Bund, eccolo qui che va a 147, questo è un po' l'aspetto da tenere con attenzione nelle prossime ore,
perché un Buddha 147 potrebbe portare qualcuno a mollare la presa sul bene rifugio e dare di nuovo liquidità all'azionario. Quindi stiamo attenti alla dinamica in essere sul Bund, perché la soglia dei 147 punti è una soglia, eccola qua che la vediamo in diretta, 146, 96, 97, 98, 98, niente, siamo lì comunque, diciamo che 147, come abbiamo detto all'inizio, è in pancia ed è fatto. Un dollaro yen che infatti rimane in dolce attesa, nel senso che se vede il Bund decelerare forse rimbalza un po', altrimenti decide di scendere. Questo è invece il Dow Jones, che verrà a quanto pare in area 16.500, sembra una logica abbastanza scontata. Un DAX come sempre abbastanza resistente, ma all'inizio del suo cammino. Non dimenticate che il DAX in questo caso sconta tante ore ancora degli indici americani, sconterà domani mattina quello che succede in Asia, quello che succede al dollaro yen, quindi è ovvio che in questo momento sia anche in una fase di stand by e comunque di wait and see. Infine l'euro dollaro che sembra trovare potenzialmente un punto di recupero in area 1,36, niente di particolare, una soglia squisitamente psicologica che nulla toglie a quanto abbiamo già aggiunto. Diamo un'occhiata anche chiaramente il petrolio l'abbiamo visto, l'ITA 40 anche, un'occhiata al gold, lo vedete, 1258, non tiene, assolutamente ha deciso di non tenere, il silver invece è lì che traccheggia, l'euro GBP si appresta alla nostra resistenza, oltre la quale potremmo andare domani o nelle prossime ore, lo ripeto e lo ribadisco, ad entrare in posizione long di spread. Dollaro franco svizzero è ancora nella parte alta di questa potenziale figura di inversione, ma può essere una bella opportunità. Euro yen, eccolo qui, scivola ancora verso il basso, ciao Domenico. Quindi dal punto di vista operativo la divergenza che giustamente Anton Giulio ha evidenziato e sembra essere ancora in fase di concretizzazione, Pier Carlo, scusatemi, credo quindi che andremo a fare il secondo picco qui sotto e dopodiché potremo parlare di divergenza. Quindi dal punto di vista pratico sconsiglierei in questo momento un ingresso long sull'euro yen. Fra le altre cose anche in H4 la dinamica appare decisamente abbastanza orientata al ribasso. Bene, se non avete quesiti particolari, nel qual caso noi siamo a vostra disposizione. Anche per oggi è tutto, ho il piacere di avervi rincontrati tutti, almeno in chat, vi diamo appuntamento a domani pomeriggio, sempre con me Anton Giulio di Uptrend Advisory, il nostro support è a vostra disposizione. Mauro dice, DAX short in overnight, assolutamente sì Mauro, se la situazione rimane questa, lo ripeto, abbiamo la sensazione di essere in prossimità di una potenziale inversione che potrebbe perdurare magari per qualche giorno, e in questo caso, perché no, potremmo anche cercare di andare a toccare il supporto dinamico più in basso, quindi andare a rettificare man mano che i minuti passano, il nostro target ideale. In questo momento il target è in area 9.831, quindi lo lasciamo lì anche per la notte, domani mattina sarà opportuno poi andare a verificare un po' che cosa è successo sugli altri mercati. Anche per quanto riguarda il FIB, sempre per Mauro, noto una minore reattività in questo momento, palesemente sta lì e non si muove, lo si vedeva ancora meglio sulla piattaforma della Pro Real Time. Eccolo qui, lo vedete, non ha fatto 21,7, però mi sembra che rispetto alle altre dinamiche legate all'equity sia sicuramente più resistente. Bene signori, vi ringrazio, vi saluto tutti, ringrazio anche chi di voi ci è venuto a trovare a Rimini, è stato molto piacevole incontrarvi. E vi diamo appuntamento a domani pomeriggio, scusateci una tantum per questi interventi sulla parte tecnica, non dipendono da noi, ma purtroppo questa è l'Italia e questa è internet nel 2014. Grazie ancora e buona serata. Arrivederci a tutti e buona serata.